Di Frigoli come autore di romanzi storici abbiamo parlato in più di un'occasione, soprattutto della saga dei Visconti edita da Meravigli. Qui invece ho tra le mani un suo recente esperimento narrativo, piuttosto particolare, edito da Rizzoli, che è sì un romanzo storico, nel senso che vabbè, è ambientato nel passato, non nel Medioevo ma nell'Ottocento, ma soprattutto, almeno secondo me, è un romanzo, io direi, un po' gotico. Nei suoi romanzi medievali, Frigoli ha sempre dimostrato la capacità di inventare efficaci connessioni di fantasia tra puntini reali. Avete presente il gioco degli undici puntini, no? I puntini sono fatti, persone, storici, reali, eh? E l'autore con la fantasia stabilisce delle connessioni verosimili da cui poi nasce l'ossatura del romanzo ed è un ottimo sistema. In questo esperimento ottocentesco è molto diverso come stile, non solo perché giustamente la prosa cambia al mutare del contesto, ma anche perché i puntini reali, che certo ci sono, tendono a sparire dietro alla fittissima rete degli intrecci di fantasia. Se nel Medioevo vedi sempre chiaro lo sfondo reale, qui molto meno. Complice, suppongo, anzi ne sono certa, il rarefatto e volatile argomento al centro di tutto, cioè le fiabe. Perché è lì che sta il cuore della vicenda. Prima dicevo che è un romanzo un po' gotico, ecco, aggiungo che diventa sempre più irreale man mano che la vicenda si sviluppa, che ci addentriamo nella storia, che voltiamo le pagine. Piccola premessa necessaria: a me le fiabe dei fratelli Grimm non piacciono, non mi sono mai piaciute, e quindi forse mi mancano alcune basi per capire, per comprendere alcune sottigliezze. Qui invece si va a pescare a fondo proprio nel torbido, nel sordidume, nel putridume, nella borbosaggine degli elementi che alle fiabe danno vita, direttamente o indirettamente. Il terzo Grimm del titolo, protagonista, personaggio di invenzione, e fa apparire i due fratelli reali, i fratelli Grimm, i Grimm delle fiabe, gli autori, come dei disgraziati, che da un lato mi va benissimo, perché secondo me tutti gli autori di fiabe di quel periodo, chi più chi meno, erano disturbati mentalmente. Dall'altro mi lascia sempre un pochino così, perché queste tinte foschissime, servono a colorare impietosamente di nero personaggi realmente esistiti ed è un'operazione fatta bene tecnicamente, nulla da dire, però a me risulta sempre un pochino dura da digerire. Questa è una questione di sensibilità mia personale. Curioso fo o forse no, è la scelta del carattere e delle attitudini del terzo Grimm, che al di là delle sue perversioni, delle sue crudeltà, ma non vi voglio anticipare niente, è un mix estremamente complesso di fattori, dicevo, al di là di tutto è un protagonista molto moderno, quasi contemporaneo in alcuni suoi pensieri. A me in qualche punto è sembrato fin troppo moderno, come vengono toccati certi temi si assumono dei toni quasi da XXI secolo. Però, trattandosi di una fiaba che parla di fiabe, probabilmente è una scelta deliberata dell'autore e in ogni caso salta particolarmente all'occhio, ancora di più che in altri romanzi di Frigoli che già aveva voluto inserire in alcuni passaggi delle questioni alle quali evidentemente lui tiene molto, che forse a qualche lettore possono suonare un po' fuori registro, al limite dell'anacronistico, come se avesse un intento più ideologico che storico, però sono tutte scelte assolutamente legittime perché prima di tutto stiamo parlando di romanzi, secondo, in questo particolare caso, come dicevo, è una fiaba che parla di fiabe, quindi tutto è concesso. La struttura complessiva è molto ben congegnata e poi ciascun lettore ci leggerà tra le righe quello che vuole, come è giusto che sia. È molto efficace l'alternanza delle vicende del fratello minore del terzo Grimm con le fiabe inedite, eccolo lì lo spirito della storia, queste fiabe che vengono inserite e raccontate durante lo svolgimento della vicenda. E dobbiamo pensare ai Grimm, cosa facevano? Raccoglievano storie qua e là, elementi di folklore, racconti, di tutto. Una cosa che ho trovato inquietantissima, e questo significa che l'autore ha fatto un ottimo lavoro, è il tono che c'è in certe brevi pagine in corsivo inserite qua e là. Sono delle pagine scritte in prima persona e questo mistero di chi sia la voce narrante si svelerà solo verso la fine. Nel frattempo tu sei lì, cioè, ti metti addosso una certa inquietudine.
Non dirò invece nulla della trovata di utilizzare parzialmente l'intelligenza artificiale per comporre alcune parti, è una cosa che Frigoli dichiara, È una cosa in cui, sulla quale non me la sento di ragionare in qualche battuta, poi io non sono troppo attratta da tutto quel mondo lì. Però è una buona cosa informarsi, conoscerlo, almeno per potersi orientare nella giungla e casomai difendersi da eventuali mostri in agguato. Ecco, mostri in agguato come quelli di cui si narra in questo romanzo. Alla prossima storia.